Buonasera a tutti e benvenuti a un'analisi ciclica evoluta sul DAX. Parto dalla situazione giornaliera che abbiamo avuto venerdì, per poi arrivare al settimanale e fare anche considerazioni su quello. Una delle prime considerazioni che però sono interessanti da fare è che quando chi copia beceramente le cose non ha lo spunto da chi invece le cose le pratica da anni, non sa che pesci pigliare e quindi non riesce neanche a spiccicare un'analisi da solo. E forse è meglio perché quando l'ha fatto ha preso anche batoste, ok? Ha anche sbagliato. Ma a parte queste amenità, ritornando a noi, rivediamoci un attimo la giornata di venerdì che è stata decisamente interessante. Siamo partiti con un gap up, rimangiato completamente con un UPS di Williams, come segnalato il gruppo di persone che mi dedicano più tempo. Successivamente si è ripartiti di nuovo verso l'alto, cosa che di nuovo ha spiazzato un pochino, ma essendo andati a prenderci uno short più o meno da questi livelli, caspiterina, non solo l'overnight che avevamo tenuto in piedi da qua, ma anche il secondo chip preso in questo livello, a questi livelli, ci ha portato uno strepitoso gain. Poi ho lasciato la libertà a ognuno di rimanere in trade o meno se voleva. In tanti hanno chiuso perché effettivamente, come me, o non avevano tempo di seguire poi il trade oppure sapevano perfettamente che oggi si sarebbe potuto ripartire sia con un lieve sobbalzo che poi con un già ribasso. E che cosa abbiamo fatto? Uno, ci siamo portato a casa anche venerdì dei soldi. Seconda cosa, questa mattina, anzi, questa notte comunque ci saremmo risvegliati con 80 punti in più ancora, perché i futures in questo momento sono a meno 80, ok? Per cui rimane ancora per oggi, eventualmente, e ne parleremo questa mattina, ma più avanti, tra 8 ore circa, rimarrà il dubbio di questo nono di meno 3. È veramente il 9T-3 o è partito un T da qui? Per il resto la direzione continua ad essere corretta, ovvero quella del ribasso. E dopo che c'è stato il death cross, eccolo qua, abbiamo continuato a scendere e siamo scesi quasi di oltre l'80% rispetto al movimento fatto da questo massimo a questo minimo. Per cui la previsione di venerdì era corretta nonostante un tentativo di fregarci, ma la ciclica evoluta ha parlato estremamente chiaro. È stato difficile per un attimo trovare la partenza del terzo T-3 inverso, ma sapendo che comunque avevamo fatto 1, 2 e 3 T-3 inversi e che era possibile che partisse un nuovo T-1 inverso, la nostra, tra virgolette, scommessa a ribasso ha pagato estremamente bene. Naturale che, essendo arrivati comunque a 17 barre e potendo andare a chiudere inverso anche soltanto a 22, con 5 barre abbiamo soltanto un'ora e un quarto eventuale di tentativo di rialzo per andare in chiusura, rialzo di indice, ok? Mentre invece per quanto riguarda la partenza del supposto appunto decimo timono 3, sono ancora incerto tra qui e qui. Nella realtà dei fatti, quando andremo a chiudere il movimento domani mattina, sarà ininfluente, nel senso che se rimarremo comunque entro le 44 barre, in questo momento saremo a 41, oppure se da qui arriveremo comunque fino alle 44 barre, a quel punto comunque saremo andati a chiudere il decimo T-3 e tra l'altro vedremo se sotto questo livello che cosa. Anche perché, ripeto, il piccolo dubbio che abbiamo e che andrà risolto facilmente dal punto domani, non è che sia questa grandissima cosa, perché ci permette di fare alcuni ragionamenti. Il primo che con 66 barre, eventualmente da qui può essere partito un T settimanale,
La seconda è che comunque questo movimento di ritracciamento di un verso comunque ci permette di dire che potenzialmente abbiamo la condizione sufficiente per la chiusura del primo T-1 in verso a tre tempi, d'accordo? Adesso, a parte questo grafico con i miei settaggi delle medie mobili che ci ha aiutato molto, capite che non siamo riusciti a violare la terza media mobile, quella del T+2, e poi siamo andati giù a picco. Sono i fatti che parlano a un certo punto, non le parole. Altra cosa, ricordiamoci che questa è la situazione su Weekly, ovvero da quando siamo ripartiti verso l'alto, siamo arrivati a 68 barre, quindi un T+3 tutto pieno, 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 ok? E un T+3 teoricamente potrebbe essere composto da 48 giorni minimo, 64 in media e 40, e 80 rotti al massimo, ma in questo caso teoricamente qui potremmo essere tranquillamente in chiusura ancora appunto di T+3. E dopo aver fatto un primo T+2 mensile, il secondo T+2 mensile arrivato a 30 giorni, tranquillamente capiente per andare a chiudere anche eventualmente a quattro tempi, non soltanto a tre, il nostro T+3 trimestrale. Notate che c'è stata una bella battaglia qua, sulla media mobile a 200 periodi. E oltretutto la divergenza che ho segnalato ha pagato come discesa, anche se c'è stato questo tentativo di buttare fumo negli occhi, come abbiamo detto di venerdì. L'inverso. Abbiamo che il potenziale nuovo T+3 inverso è arrivato a 11 più altri 3 giorni. Per cui, dato che il secondo T inverso, il secondo settimanale inverso che è partito da questo massimo, ha tutto il tempo di spingere, perché potrebbe aver chiuso a 3 tempi il suo appunto primo T-1 inverso, almeno 1, 2, o altri giorni potrebbe spingere al ribasso compatibilmente con la chiusura del secondo T+1, in realtà con, come dicevamo sempre, un 8 più 2 oppure un 10 che domani sarà un 11. Quindi attenzione perché questo è il punto focale e qui faccio che mettere, come detto anche dall'altra parte, un bel punto di domanda che però, come detto, a brevissimo risolveremo, e nel migliore dei modi, perché essendo di nuovo flat, abbiamo portato a casa venerdì e possiamo permetterci di ragionare con la mente fredda tra poche ore per affrontare la giornata. Direi che questo è tutto. Abbiamo parlato di inverso, abbiamo parlato di indice, abbiamo visto che c'è stato un tentativo di rottura all'80% di recupero del ritracciamento della discesa partita da metà febbraio, e adesso il movimento sta ritornando appunto verso i 61,8 di Fibonacci. In realtà, come sapete, con l'algoritmo possiamo fare decisamente meglio a livello di livelli, e anche venerdì abbiamo fatto veramente un gran bel risultato. Siamo praticamente rimbalzati da uno dei livelli interessanti che avevo. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo tra poche ore. Questa era l'analisi ciclica evoluta sul DAX a candele giornaliere, quindi weekly. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un bel like, sottoscrivete il canale, intanto è gratuito, e mettete un ding alla campanella. Non permetterò che persone polemiche vengano a inquinare sia qui che in altri luoghi, che anche i gruppi Facebook che coordino e attraverso i quali voglio far crescere trader indipendenti. Buona serata a tutti.